pellegrinaggio e di quello che è fatto a Santiago, anche in relazione al fatto che nel nome Io Sono, nel libro scritto dal professor Bindella, è riportato anche il cammino di Santiago, come anche come movimento dello spirito. Io ovviamente ho detto sì, anche perché avendo vissuto il pellegrinaggio, di diversi pellegrinaggi, non solo quello a Santiago, Santiago è stato il primo, però ho girato tutta l'Italia a piedi, e posso dire che lo spirito veramente ti guida, ti spinge e ti orienta lungo le vie, se tu ti poni nelle condizioni di poterlo ascoltare. Quindi il concetto dove sta? Il pellegrinaggio come metafora di una vita, della vita, nella quale percorrendo le vie del mondo tu cerchi e trovi la via di Dio. Tra le tante vie c'è la via di Dio, sempre e comunque. Dalle volte non è facile trovarla perché si trova a mezzo alle spine, trovi, però ci sta, è sicuro che ci sta, ci devi un attimino, ti devi lasciar guidare. E questo è in relazione anche al convegno di ieri, oggi e alla fine dei tempi. Io sono. Dio parla all'uomo sempre 24 ore su 24. Ha parlato ieri, sta parlando oggi, ed anche in funzione ed in preparazione al nostro futuro, che come dicevo stamattina è per il bene, è per la nostra gioia, e perché noi possiamo arrivare veramente in paradiso. Fondamentalmente è questo, per il paradiso. Tutto questo mi diceva nel nome di Dio, a gloria di Dio. Questo modo di parlare di Dio, come ho fatto ieri, oggi, lo fa in diversi modi. Lo fa attraverso l'arte, lo fa attraverso le persone in un modo diverso, la famiglia, ma lo fa anche attraverso la scienza. Questo è uno dei motivi, per esempio, che della parte scientifica, ma lo fa anche attraverso i profeti, i momenti di rivelazione che ci stanno in questo tempo. Dio parla anche attraverso alcune persone, ci dice sta accadendo questa cosa, attenzione, preparatevi, anche perché se dovesse essere veramente alla fine dei tempi come qualcuno pensa, che è un momento di grande cambiamento, come sempre ha fatto Dio nella Bibbia, prima che avvenga un grande evento manda sempre qualcuno a dirlo. Gli uomini devono poter scegliere Dio, lo fa sempre, l'ha fatto sempre con Israele, l'ha avvisato, guardate che sto per distruggere Ninive, guardate che da qui a poco ti cancello, e così via. Quindi il pellegrinaggio può essere, per la mia esperienza, per me è stata indicazione per poter scegliere quotidianamente la via corretta. Come fare? Leggere i segni, avere occhio. Come posso dire, il pellegrinaggio è stato il mio laboratorio per poter sperimentare e affinare la tecnica per poter vivere e scegliere nel mondo la via giusta. Allora, come è nato prima di tutto il mio pellegrinaggio? Perché c'ha una storia. Non lo descriverò tutto, ma solamente alcuni punti fondamentali. La mia storia inizia con il 25 luglio del 2005, giorno di San Giacomo. Un sogno che si... Io ho le date e le ore e i minuti di quando è tutto avvenuto. Perché tutti questi episodi della vita, quando tu li rileggi e comprendi che cosa sia, che cosa è avvenuto nella tua vita, questo episodio si trasforma in evento che deve essere ricordato e impresso e imprime un carattere nella tua vita. Potremmo dire come lo spirito aleggia nella tua vita e nella tua storia e dà un segno. 25 luglio, sogno, faccio un sogno, mi sveglio la mattina, il sogno era
ho sognato di essere, di trovarmi in una chiesa, nella chiesa di San Giacomo, e dove mi è stato il Signore, mi ha detto fai questo e fai quello, mi ha dato una missione. Dopo qualche giorno fui invitato ad andare a Međugorje, che non conoscevo, e quel sogno il primo di agosto si è realizzato a Međugorje, nella chiesa di San Giacomo, esattamente nella chiesa di San Giacomo. Il 5 agosto ho deciso di cambiare vita, e il 3 ottobre, sempre dello stesso anno, del 2005, sono entrato in convento, ho lasciato il mio lavoro, ho lasciato tutto, quello che avevo l'ho regalato, quindi sono entrato in convento, come mi sono stato di pratica, non devo avere niente, e così ho fatto. Non è stato difficile per me, per gli altri impossibile, per i miei parenti. Quindi, quando ho scoperto che San Giacomo era nella mia storia, alla prima occasione mi ero ripromesso, di ringraziare Dio e farlo come? Andando a San Giacomo, a Santiago di Compostela. Io andrò a piedi a Santiago di Compostela. E per dirti, Signore, ti ringrazio, perché da una vita bella che avevo, mi hai donato una vita meravigliosa e piena. Da bello io sono passato a meraviglioso e pieno. Quindi, dopo 4 anni, erano trascorsi 4 anni, anche in alcuni momenti anche non facili, e ho avuto l'opportunità di andare a Santiago. Ho chiesto il permesso ai superiori, miracolosamente me l'hanno dato, perché non era previsto per quel periodo che potessi andare, invece me l'hanno dato, si sono fidati e sono partito. Da il tempo che mi è stato concesso sono stati 40 giorni, 18 giugno, fine luglio dovevo essere già qua. Questo mi è stato deciso, tu, questo è il tempo che hai a disposizione, né un giorno di più né un giorno di meno. Va bene, per iscritto, con l'obbedienza. Sono partito il 18 giugno ed ho fatto l'ascesa senza, ho posto delle condizioni per partire a me stesso, l'ho scelto io per poter essere fedele a ciò che io avevo promesso. Ho posto delle condizioni specifiche: uno, non toccare soldi con le mani, come faceva Francesco. Mi sono posto le condizioni di Francesco, senza toccare soldi con le mani. Io non ho mai toccato soldi con la mano, ma anche di qualcuno che voleva dare, non l'ho toccato. Uno. Due, non prendere, non ricevere da mangiare o da dormire più di una volta dalla stessa persona. Se oggi mi dai da mangiare tu, domani, che ti troverai in cammino con me, non potrai darmi da mangiare la seconda volta. Perché se no, ho pensato, se no, sicuramente troverò qualcuno che mi pagherà tutto il cammino. E infatti c'era la schiera di persone che dovevano pagare tutto, e io invece non l'ho mai permesso questo. Ho lasciato aperta la porta a Dio, diciamo il nome preciso, allo Spirito, perché guidasse il mio cammino anche nell'indigenza. Anche nell'indigenza. Questo è stato il secondo. Avevo optato per non portare nemmeno il cellulare, però per obbedienza l'ho dovuto portare. È stata una grazia, perché per me, attraverso il cellulare, ho reso partecipe del mio cammino a tutte le persone che mi volevano bene, in particolar modo i miei genitori. E quindi, insieme a me, anche gli altri hanno fatto come posso dire, il cammino insieme a me, hanno fatto il loro cammino, allo stesso identico modo, anche se non hanno camminato concretamente insieme a me. Questo, però, ho limitato le telefonate. Ho posto che avrei ricevuto telefonate, ma io non avrei mai chiamato. In ogni caso, ho sempre limitato, ho posto un limite al cellulare. Tant'è vero, non ho mai fatto una telefonata. Forse, no, l'ho messo come condizione, era non avrei chiamato io di spontanea volontà, cioè nel senso,
punto l'avrebbe chiamata, ma, di fond- ma io, iniziativa mia, non l'avrei chiamata. E infatti mia madre era infuriata nera con me, era infuriata nera, però è andato bene. Poi altre condizioni e basta. Che cosa è accaduto fondamentalmente? Queste sono le condizioni che ho rispettato tranne una volta sola. Ho ricevuto da mangiare, da dormire, da una persona due volte. Tranne quella, tutto il resto l'ho sempre rispettato. Quella volta perché fu un attimo di sconforto. Un attimo di sconforto, una brutta e forte cattiveria nei miei confronti, mi ha stordito, e in quei 30 secondi, 40 secondi, la persona che mi era accanto, che mi aveva offerto da mangiare, un banchiere, ma turbato anche lui da questa cattiveria nei miei confronti, dice: padre Raggi, ma perché fai così? Ma ti pago tutto io, ci penso io a te. E in quei 30 secondi gli dissi sì. Bene, è sicuro al 100% che ho sbagliato. È sicuro. È sicuro. Il mio posto non era dove dovevo stare, dove ma lui, come posso dire, mi aveva ospitato, ma era leggermente più avanti. L'ho capito tutto. Come ho fatto in questo cammino, come ho fatto a capire che cosa, la cosa più bella che ho appreso in questo cammino? Ho scoperto che come individuare la via. Io mi ponevo la domanda: ma da dove devo andare? Tra tutte le strade che devo fare, tra tutti i luoghi che devo visitare, qual è quello che Dio vuole da me? Perché non è detto che sia quello che cerco io il migliore, potrebbe essere anche il peggiore. E concretamente ho scoperto come Dio parlava a me. L'ho scoperto. La prima cosa che ho dovuto affrontare è stata le mie paure. Io sono partito senza conoscere né francese né spagnolo. Mi sono fatto scrivere su un foglio di cose mi necessitavo, sono un pellegrino, devo andare a Santiago, così via. Io lo facevo leggere, loro mi guardavano, facevano così, rimanevano qua a bocca aperta e poi menta. E ho scoperto come mi parlava, perché affrontando queste mie paure, la mia prima grande paura qual era? Rimanere senza mangiare e senza dormire. E il posto per dormire all'aperto, e concretamente parlando. O partendo da Saint-Jean-Pied-de-Port, o attraversare i Pirenei a piedi, arrivare a Roncisvalle, che niente, Roncisvalle significa un posto quanto questo convento, tra la chiesa e le altre due casette, quanto questo convento qua è, niente di più. E se non mi ospitano, dormo fuori, io non ho mai dormito nel posto. Tutte queste paure qua, no? Che sono umane. Bene, non mi hanno ospitato, perché sono arrivato, e adesso lo dico, e vi spiegherò anche un'altra cosa. Prendetela con adesso, tra virgolette, i preti non mi hanno ospitato, perché c'erano solo preti e non mi hanno ospitato. L'albergo, benché bene, io, siccome ho detto: Signore, io ti ringrazio e ti benedico lo stesso, come faceva Francesco. Ora tu provvedi per me, perché io sappi che qua non so, avevo fatto una trentina di chilometri. Avevo una fame che non ci vedevo dagli occhi, perché non avevo toccato niente, perché non avendo soldi, io è lungo il posto, cioè se tu non hai non figli. Quindi o ti portano o niente. Avevo proprio una fame, ma proprio fame. Poi ero. E dovevo lavarmi i vestiti, perché poi io avevo semplicemente due cambi, fondamentalmente, uno addosso e l'altro due così.
quindi dovevo lavare. E quindi c'era il fiume e lo lavavo per lì. Mentre ero fermo, ti descrivo questo perché è importante, ancora oggi me lo ricordo. Io mi ricordo tutto, io ricordo le persone, i luoghi, le emozioni, perché sono anni impresso nel mio cuore un carattere. Arrivano prima due persone, due americani, poi mi diranno che erano, che lavoravano in Vaticano. Non so che cosa facevano per Giovanni Paolo II, non mi ricordo. E mi dicono, padre, mi hanno dato, questi sono tutti i soldi per quello che deve fare. Vado a mangiare, dormire e tutto. Ma non proprio per dei soldi, li diamo tutti. Io l'ho guardato, tutto. Mi dispiace, soldi non ne voglio. Ma ringrazio, non sono quelli che voglio, soldi non ne voglio. Non gli ho detto che se mi avesse pagato io l'avrei accettato. Gli ho detto solo la condizione che dovevo rispettare. Lui questo non l'aveva capito, non ce l'aveva nel cuore. Sono stato in attesa, ho semplicemente rispettato le condizioni. Dietro di lui sono arrivati marito e moglie di Padova. Quindi, però mi è costato tanto dirgli no, perché avevo paura in quel momento, perché avevo fame, avevo paura di dormire fuori, quindi io ho affrontato la mia paura. A un certo punto è arrivato, è proprio, sto parlando di me, 10 metri, sono arrivati questi altri marito e moglie. E che cosa hanno fatto? Appena l'hanno guardato, padre, la possiamo ospitare? Cioè, mi hanno ospitato in una roulotte, nella loro roulotte, erano lì in giro con la roulotte, e quindi ho accettato. Dice, l'unica, per favore, gentilmente, è la cosa che mi interessa di più, come gerarchia, devo andare a messa e poi possiamo mangiare tutto. Quello che vuole, non c'è problema. Prima andiamo a messa, che ci andiamo pure noi, e poi dormiamo e mangiamo. Pasta, aglio, olio e peperoncino, con formaggio a scaglie di grano. Spettacolare. E così via. Il primo giorno. Il secondo giorno ho detto, ma se non trovo da mangiare, come faccio? Il terzo giorno, ma se non trovo da mangiare e da dormire, come faccio? Il terzo giorno mi sono posto, stavo per arrivare a Pamplona. Ho detto, ma ieri come ho fatto? Non ho fatto niente, ma me l'hanno dato tutto, mi hanno portato da mangiare e da dormire. Avanti lo stesso. E oggi il Signore lo vedrà, è scomparsa la paura. Sapere che non si è soli e affidarsi a Dio è sempre e comunque un modo per crescere umanamente. Oggi io ho attraversato veramente tutta l'Italia a piedi, e il Signore, posso tranquillamente dire, sempre senza soldi, senza nemmeno avere fatto il cammino, senza nemmeno nessuna programmazione, pur essendo uno che programma, io non ho programmato il cammino, perché comunque ho scelto di farmi guidare anche nelle strade. La prima cosa ho affrontato e sono cresciuto umanamente. Ho incontrato persone che ancora oggi, siccome come è stato evento per me, queste persone, anche per loro è stato un evento avermi incontrato. Siamo state due persone che hanno fatto la stessa volontà di Dio. E siamo diventati ricchezza l'uno per l'altro. E questa è una cosa bellissima. Ma a quest'altra cosa, poi io ho imparato un'altra cosa, a questo dono ne ho imparato un'altra cosa. Capire quando chiedere, perché non è sempre che devi sempre chiedere. Una volta fatto il percorso, a un certo orario, io ho capito che dovevo chiedere, cioè adesso devo andare a mangiare, dove intanto il mio dovere lo devo fare, devo camminare, devo affrontare le cose. Il mio compito lo devo fare. E ho scoperto che le modalità erano verso le 3 o le 4 di pomeriggio,
recitavo il rosario, i misteri della gioia. Finì i misteri della gioia perché c'è Maria, essendo una cosa Maria, pensavo che fosse, e poi la gioia è quella che mi contraddistingue, nel senso, per me la gioia è importante, che lo so, la gioia dà la forza. Finiti i misteri della gioia, la prima cosa che facevo, da questo momento in poi, angelo mio, ma l'angelo custode, vai avanti e devi indicarmi dove vuoi, dove Dio vuole che io vada. Mi devi indicare le persone che posso fare. Non facevo altro che chiedere. Come è scritto nel Vangelo, chiedete quando entrate in una città, in un luogo, chiedete dove c'è delle persone degne che vi possano ospitare e mangiate di quello che vi danno. E se vi accetteranno, se vi accoglieranno, quindi disegni d'accoglienza, no? La prima persona che incontravo gli dice: scusa, io sono un pellegrino, sto facendo questo, dove posso andare a mangiare, dove posso andare a messa e dove posso andare a mangiare dormire, qualcuno che mi possa ospitare. Loro o mi trattavano male, o mi dicevano vai lì, io facevo quello che mi dicevano. Se mi trattavano male, immaginate, questo l'ho capito dopo, è come i segnali delle stradali, è un divieto d'accesso, no? Rosso, sbarrato. Io cambiavo direzione, da lì non si poteva passare. Oppure qualcuno mi diceva vai là, e io andavo direttamente lì. Obbedivo, oggi dico, all'azione dello Spirito. Con questo modo di fare, io seguivo una via, che non sapevo nemmeno propriamente, seguivo questa via e approdavo a casa di qualcuno, da qualche luogo, ho fatto di tutto, cioè, dormivo ovunque. E da dove si capiva che avevo azzeccato? Cioè, sono stato uno che ha saputo ascoltare. Dal fatto che quando arrivavo, quello che mi accoglieva era più contento di me. C'è più gioia nel donare che nel ricevere. Quello che mi stava di fronte era più felice di me. Una volta entrai in un albergo, non un albergo, l'albergo per pellegrini, un albergo, una specie di ostello. Quando aprì la porta e entrai, la persona che stava di fronte ha fatto un salto, ma di una felicità non l'avevo vista mai. Era più contenta lei che io. Sono arrivato al punto giusto. E questo è successo spessissimo. Quando non avveniva questo, o c'era contrasti e cose varie, io capivo che non era il luogo, avevo sbagliato. E quindi questo camminare, questo modo di essere ha rafforzato nel mio cuore la capacità e la certezza che esiste il cammino, anche se c'è da affrontare quello che ti guarda male oppure esprime tanta cattiveria. Per esempio, in un paese, per arrivare in un paese che se non ricordo il nome, spagnolo, non riuscivo a camminare, avevo le due gambe ormai con infiammazioni agli stinchi, veramente non riuscivo a camminare, avevo fatto meno di 15 km ed ero arrivato in questo paese in cima alla montagna, il paese successivo era 15-20 km. Arrivai in questo luogo e gli chiesi a uno: per favore, non ce la faccio a camminare, un posto dove posso poter riposare e poi mangiare qualcosa. E mi fui trattato male, mi fu detto no, vai al prossimo paese,
guarda, non ce la faccio con le gambe, cioè così. No, ma tu sei forte, puoi andare, vai, dai, dai, tanto per te vinci. Una cattiveria veramente inaudita e con uno sguardo sprezzante. Io, signor, ti ringrazio, ho detto questo, e successivamente a circa 100 metri più avanti, in realtà, una signora che aveva chiuso l'albergo, l'ostello, ai pellegrini perché gli davano fastidio, perché dicevano che non erano più pellegrini, ha dato tutto l'ostello a me, per me solo, la vertice, questo è tutto lui. Ero un coreano, mentre ero fermo, lì che non riuscivo a camminare, invece un coreano, dopo poco, dopo una mezz'oretta, tre quarti d'ora, è venuto e mi ha portato a mangiare. E c'era quella dell'ostello che diceva, oh! E le ridevamo e scherzavamo. Era un ingegnere della Toyota, la Corea, la Toyota era qui in Corea, giusto? Un ingegnere, un progettista della Toyota. Toyota in Giappone. Che cosa c'è in Corea? Daewoo. Come? Daewoo. La Daewoo. Un coreano, un ingegnere. Non mi ricordo, l'ho sentito un po', ma adesso non me lo ricordo. Come si chiama? Storia del genere. E altre cose importanti. Poco fa ho detto che nel momento di sconforto sono venuto meno a una delle mie condizioni. Mi trovavo anche questa volta in un paesino, ero arrivato e c'erano quattro case, un cimitero con una cappellina dentro e un bar, non c'era nient'altro. Non so come si chiamasse questo posto. Ed è tutto scritto qua, io ho tutto scritto. Sta di fatto che questa volta che stava camminando con me questo banchiere, sta camminando con me. Allora arrivammo lì e io, come al solito, dopo aver pregato, dopo aver fatto tutto questo, andai a chiedere, lui mi avrebbe pagato tutto, io ho detto no, ma gli dissi, arrivai e chiese alla prima persona, la prima persona fu di una ferocia inaudita contro di me, tanto che mi turbai, tanta cattiveria, ma perché, per cosa lo faccio, cioè, quella cattiveria gratuita che non comprendi. E per un attimo rimasi turbato, in questo turbamento c'è anche dell'altro che era rimasto turbato, mi disse, per favore Angelo, permettimi che ti pago io, e gli dissi di sì, in quei 30 secondi, quindi imparai che comunque non bisogna nei momenti di turbamento fare decisioni affrettate, e compresi che non era il posto per me, perché subito dopo arrivò una mamma con una figlia che avevano bisogno di fermarsi, poi, e prima c'erano due posti, uno l'ho preso io e l'altro era lì, ne è rimasto solamente uno libero, e io ho preso il posto a uno di loro due. Invece 50 metri più avanti, accanto alla chiesetta, c'era il posto libero, uno solo, gratuito, dove non voleva andare nessuno, è sicuro che era lì. La messa non c'era, veniva semplicemente, non veniva celebrata la messa, tranne in alcuni, siccome era accanto al cimitero, il ricordo di qualche defunto. Quella sera c'era il ricordo di un defunto, io ho partecipato alla messa. Cose del genere. Vado anche per concludere, perché oltre questo io ricordo qualche altra cosa di importante che è venuto lungo il cammino, perché poi il Signore ti rafforza attraverso tanti segni. Io ne ho scritti e poi ho fatto un'analisi di quello che è avvenuto lungo il cammino e sono 31 i segni che ho segnato.
sono, non sono i più importanti, però sono quelli. Il primo è che ho voluto, dice, quando sono partito da Assisi, era, ho detto, io non porto soldi, io non porto niente, però vorrei lasciare un segno di benedizione. E prima di partire chiese al mio guardiano, lo dice, dammi per favore qualcosina per potervi portare, delle medagliette. Perché ho chiesto delle medagliette miracolose, quelle della Madonna. E mi diede un pugno di medagliette, potevano essere una cinquantina, più o meno. Ho detto, queste qua, a tutti quelli che mi aiuteranno, gli darò in benedizione. Dal primo all'ultimo. Una cinquantina, un pugno, avrà preso un pugno così, ma 50, 60, potrebbe essere. Bene, da quando sono partito, dal 18 giugno, l'ultima, l'ho consegnata all'ingresso della porta a uno che mi ha chiesto dei soldi a Santiago. Quando sono arrivato, l'ultima dice, questa ed era l'ultima, questa è l'ultima, tieni. Penso per tutte le persone che ho conosciuto, di averne distribuiti migliaia, tutte le persone che ho conosciuto, migliaia. Io non so quante ne potete dare, io regalavo migliaia. Non posso contarle perché non saprei di quanto, ma migliaia. Non sono mai venute meno. Mai. L'ultima all'ingresso della porta di Santiago, a un povero. Questo è uno. Secondo, che mi ha colpito anche, dove c'è nato un grande affetto, è stato marito e moglie che mi hanno seguito per un periodo. Erano due della Danimarca, il marito un medico e lei un insegnante di religione, luterani, tutti e due luterani. La moglie è molto religiosa, il marito di me. Ed quando camminavano con me, non ho mai capito esattamente come mai, però si erano legati a me, si erano affezionati a me. E anche loro mi volevano aiutare più volte, una volta solo l'hanno fatto. Però mentre loro pregavano con me, compresi che c'era una sofferenza nel loro cuore. E mi fece la domanda, dice, ma avete figli? E mi fa, no. Se volete avere figli? La moglie rispose, sì. Preghiamo che il Signore vi dia figli. Se il Signore vuole, vi darà tutto questo. Abbiamo fatto l'ultima settimana insieme. Siamo arrivati a Santiago. Loro sapevano come rintracciarmi, avevano i miei indirizzi. Sta di fatto che 3 mesi dopo mi è arrivato un messaggio, 2 mesi forse, 2 mesi dopo mi è arrivato un messaggio che lei era rimasta incinta. Lei aveva 40 anni, il marito intorno a 48 più o meno, intorno a 48 anni. A dire il vero non saprei dire chi dei due, ma uno dei due era sterile. Il marito, quando la moglie gli disse che era rimasto in città, il marito gli disse, guarda, non è vero, non è possibile, tu non puoi rimanere in città. Questo era un medico, era? Probabilmente si sbagliava il marito. La figlia era una bambina chiamata Giovanna Claire, Giovanna Chiara, il nome, in ringraziamento a San Francesco, a favore
ti pone accanto delle persone che vuole aiutare e pone gioia, serenità, ci sono i segni di Dio. E quindi, come è avvenuto lungo strade, a me è capitato che non conoscevo, che non vedevo, questo avverrà anche nelle vostre, in ognuno di noi, per poter capire in che tempi stiamo vivendo. Esistono. Come dicevamo con Claudio, bisogna trovare il modo per poter comprendere quali sono le vie, nella certezza che ci stanno, e aiutandoci l'uno l'altro. Dobbiamo intraprendere questo cammino di speranza e di felicità, sempre e comunque. Grazie.